Nonostante l'Italia sia uno dei tre paesi europei a non aver ancora riconosciuto il diritto alla comunicazione per le persone sorde, la comunità linguistica italiana è concorde nel ritenere la lingua dei segni italiana una vera lingua naturale, al pari delle lingue vocali. Dunque le lingue dei segni e le lingue vocali sono in possesso degli stessi principi linguistici, di una struttura fonologica, morfologica e sintattica paragonabile, nonostante la diversa modalità impiegata per veicolarle incide e influisce sulle loro caratteristiche linguistiche. Le lingue dei segni rappresentano un materiale linguistico cruciale per i linguisti per capire le potenzialità del linguaggio, per testare le ipotesi delle teorie linguistiche che sono modellate sulle lingue vocali. Inoltre, la scoperta che il linguaggio è indipendente dalla modalità impiegata per veicolarlo, cioè che non necessariamente il linguaggio viene espresso attraverso i suoni, ci consente di avanzare delle ipotesi nuove sull'origine del linguaggio stesso. L'Università Ca' Foscari è oggi l'unica università in Italia ad offrire lo studio della lingua dei segni italiana come lingua triennale al pari di altre lingue occidentali. E l'insegnamento della lingua dei segni italiana, a cui il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dedica da anni il suo impegno, rappresenta un contributo importante per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e anche per la piena integrazione delle persone sorde.